contratto sottoscritto dal nostro Ateneo nel 2020 attraverso le trattative CRUI è quello con un editore sicuramente di nicchia rispetto agli editori Springer o Cambridge University Press. Si tratta dell'editore Emerald, specializzato però in settori disciplinari di estremo interesse per le nostre discipline. Si tratta di management, accounting, finance, marketing, ma anche di sociologia e gestione sanitaria, educazione e ingegneria. Questo editore pubblica su tutti questi temi 310 riviste che con questo nuovo accordo sono interamente accessibili ai nostri utenti istituzionali. Ma le clausole del contratto, così come gli altri contratti trasformativi che ho illustrato, riguardano anche la possibilità per docenti e ricercatori del nostro Ateneo di pubblicare in accesso aperto sulle riviste ibride, ma e questa è una novità, anche sulle riviste Gold Access, ovvero le riviste interamente ad accesso aperto. Il contratto stabilisce un numero di cosiddetti voucher, cioè di possibilità di buoni spendibili durante l'anno, le varie annate di contratto, da parte degli autori. Questo numero di voucher è incrementato anno per anno e quindi si passa da una possibilità di pubblicare per le istituzioni aderenti al contratto 200 articoli nel 2020 fino nell'ultimo anno del contratto a circa 200, oltre 250 articoli. Come anche in questo caso, come funziona? L'autore, gli autori che decidono di pubblicare un articolo sulle riviste di questo editore, delle riviste Emerald, può sottoporre il suo testo sulla piattaforma dell'editore, il quale attiverà il processo di referaggio, al termine del quale poi l'autore, in piena e totale autonomia, potrà decidere se pubblicare ad accesso aperto o con metodologie tradizionali. Fondamentale per attivare tutto il processo anche della pubblicazione ad accesso aperto è che l'autore si identifichi attraverso come appartenente alla nostra istituzione, perché questo sarà anche un elemento che l'istituzione stessa, nella fattispecie i bibliotecari del sistema bibliotecario d'Ateneo, dovranno validare, confermando l'appartenenza dell'autore dell'articolo all'istituzione che ha sottoscritto il contratto. Ricordo quindi per questo contratto, come per gli altri contratti trasformativi che in questo momento abbiamo il nostro Ateneo sottoscritto, che non c'è nessun onere economico a carico del singolo autore, perché tutti i costi di pubblicazione sono inclusi, di pubblicazione ad accesso aperto, sono inclusi nei contratti sottoscritti dall'Ateneo. E ugualmente ricordo, come per i precedenti contratti, che una pubblicazione ad accesso aperto, gli articoli pubblicati ad accesso aperto, possono essere resi pubblicamente disponibili immediatamente dopo la loro pubblicazione.